Amici di ForzaCrotone.it, ben trovati all'appuntamento quotidiano con le nostre video news. Si scaldano i motori per questa 35esima giornata del campionato di Serie B, che vedrà domani sera l'anticipo tra Avellino e Pescara e poi sabato le altre partite. Non tutte, perché ci saranno due posticipi, uno domenica e uno lunedì. Sarà comunque una giornata che darà sicuramente qualche verdetto relativamente a quanto tempo manca alla matematica certezza della promozione in Serie A per il Crotone e per il Cagliari. Entrambe le formazioni saranno impegnate in trasferta, il Cagliari ad Ascoli, il Crotone andrà a giocare a Terni contro quella ternana che fu il primo vero banco di prova della squadra di Ivan Juric in questa stagione, affrontata in Coppa Italia e battuta con fatica, ma già lì si è visto lo spirito di squadra, cosa che ha caratterizzato tutta la stagione. Purtroppo della partita non sarà Michele Cremonesi, che diffidato è stato ammonito contro il Lanciano, salterà il match a libero liberati. Sì, beh, quello è uno dei problemi. L'importante era vincere questa partita, portare a casa i tre punti che sono un altro mattone verso il nostro obiettivo. Come ha detto il mister, era una partita forse una delle più importanti della stagione, quindi la cosa che contava di più era il risultato, l'abbiamo ottenuto, quindi siamo molto felici per questo. Sul fronte nero-verde, la squadra di Breda è reduce da 4 risultati utili consecutive, 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime. Cercherà di portare avanti questa striscia e sfruttare il fattore casalingo, anche perché deve raggiungere al più presto quota salvezza, e poi strizza anche l'occhio a un'eventuale possibilità di entrare nella zona playoff. In conferenza stampa ieri si è presentato il difensore Valiant. Crotone sta facendo un campionato meraviglioso, che lo vorrei fare ogni giocatore di Serie B, credo. Sì, all'attacco sono forti come Budimir, che per lui gira adesso tutto bene, quindi dobbiamo stare molto attenti in difesa e pensare al nostro gioco e provare a raccogliere più possibile.